Sentite. Allora, questa è la prima volta che faccio un webinar con Zoom, quindi spero che non ci siano grossi problemi e che tutti mi sentite. Tra l'altro c'è stata una partecipazione straordinaria, siete tutti e quindi non ci stavamo probabilmente tutti dentro e quindi per evitare che qualcuno rimanesse fuori, siamo anche in diretta live sul gruppo, spero, perché io non mi vedo, ma spero di sì. Qualcuno mi dà un accenno che siamo anche sul gruppo? Qualcuno mi dice che siamo anche online sul gruppo? Perfetto. Allora, bene, allora prima di partire con le slide che ho preparato per tutti noi, chiaramente insomma questo è ovviamente un momento insomma particolare per tutti noi, voi e noi compresi, perché insomma noi viviamo di ristorazione come voi, viviamo con voi e quindi questo momento assurdo che imprevedibile, insomma, non era minimamente pensabile arrivare in pochissimo tempo a una situazione del genere. E quindi ovviamente c'è questo momento assurdo. Ecco, dicevo, e quindi ovviamente c'è questo momento incredibile dove siamo ormai tutti chiusi, insomma, da un paio di giorni siete tutti chiusi in tutta Italia. Fino a qualche giorno fa era una cosa legata solo purtroppo a invece alcune province, tutta la Lombardia e Milano. Adesso è un problema che abbiamo tutti. Quindi che cosa si può fare in questo caso e che cosa io posso fare? Se avete fatto caso non abbiamo mai parlato in questo periodo sul gruppo, non ho mai accennato al virus, ne ho parlato poco, ne ho parlato in tanti. Io mi sono sempre tenuto mi sono messo a guardare un po' cosa succedeva, perché non parlo di cose di cui non conosco, quindi non parlo di non entro nel merito di niente legato né al virus, né il perché, né il per come, né la decisione del governo, niente, non entro nel merito di nulla. Entro nel merito dal momento in cui chiaramente c'è una situazione del genere. E allora ci siamo chiesti con i miei ragazzi cosa si poteva fare, e quello che possiamo fare, che posso fare in questo caso, è mettere a disposizione di tutti voi la mia esperienza. La mia esperienza è legata sia a una gestione che io ho già vissuto di una crisi, la crisi che non ha niente a che vedere con questa, tra l'altro, che era la crisi delle Torri Gemelle, quando sono crollate. Io lavoravo in una struttura americana, per cui figuriamoci, è stato proprio un momento assurdo quando sono crollate le torri nel 2001, e lì per due anni, ma insomma il primo anno e soprattutto la settimana successiva, abbiamo dovuto rivedere completamente tutti i nostri programmi e affrontare la crisi proprio dal punto di vista economico. L'80% delle cancellazioni, meeting cancellati, albergo vuoto, e in parte quello che sta succedendo adesso, con la differenza che in questo caso c'è una paura complessiva proprio mondiale, e è una cosa che però non ha precedenti, è molto peggiore di quella crisi lì. Quindi quello che io ho vissuto in prima persona, e vi porto adesso, cominciamo a vedere, a dividere lo schema, a vedere le slide, vi porto praticamente quello che sia in passato nella ristorazione, ma quello che attualmente con la nostra azienda, con la mia azienda, sto facendo, e abbiamo cominciato a analizzare proprio questo problema. Quindi entriamo, come dicevo, nel merito proprio della... Ecco qua, dividiamo lo schermo. Quindi entriamo proprio nel... Non riesco più a trovare niente, ma dovremmo farcela. Eccoci qua. Perfetto, ditemi se vedete, portate pazienza, ma è la prima volta che per me, ditemi se vedete le slide.
Quindi le slide si vedono, non si vedono, si vedono, si vedono, si vedono, sì, perfetto, si vede tutto. Bene, allora entriamo proprio nel merito, perché mi piace proprio che ci sia una totale condivisione in questo. Bene, allora andiamo avanti e partiamo. Ci sono 7 consigli più 3. Ero partito con 7, ma ne ho aggiunti 3 perché poi è quello che la mia esperienza mi porta a condividere con voi. Quindi 7 consigli più 3 su come gestire la crisi di liquidità nel locale. In questo caso parto dalla mia esperienza della gestione della mia azienda di consulenza, della mia società, ma tranquillamente è replicabile in qualsiasi tipologia di settore. In questo caso nel vostro locale che siete un'attività ristorativa. Quindi partiamo dalla parola crisi, perché questa è una cosa che io l'ho scoperta da tempo. Non vi faccio le pippe di cosa vuol dire in cinese, che non mi sembra neanche in questo momento un grande esempio parlarne. Comunque, la parola crisi invece nasce dal greco, che vuol dire separare, vuol dire scegliere e soprattutto vuol dire giudizio. Quindi, declinandola alla fine, è separare il problema dall'opportunità. Questo è il primo aspetto che quando entriamo in una crisi profonda come questa, che non ha, come detto, eguali, bisogna fare. Bisogna separare il problema dall'opportunità che possono nascere. So che in questo momento si fa fatica a vederle, ma poi più avanti vedremo che ce ne sono. Scegliere la strada da prendere e soprattutto la capacità di giudizio, quindi la capacità di giudicare e di capire, dopo un'attenta analisi, che cosa è giusto fare proprio per affrontare questo momento straordinario, dove ovviamente manca liquidità, perché mancano le entrate. Ora, partiamo da questo aspetto. Gestire la liquidità dell'azienda è vitale in questo momento, di blocco ovviamente totale, ma è strategico quando il mercato ripartirà e le entrate si alimenteranno il conto aziendale. Perché in questo momento è necessario ovviamente gestire la liquidità e quindi tenerla più possibile in azienda, proprio perché non entrano soldi, ma saperla gestire adesso è proprio strategico per dopo, quando comunque il mercato ripartirà e le entrate cominceranno a popolare il conto corrente, perché come esattamente fino a un mese fa succedeva. Quindi ritornerà tutto come prima, su questo non ci piove. Bisogna vedere in che tempi, ecco perché bisogna affrontare le cose in questo modo. Ora, il primo aspetto è questo, no? I costi di un locale sono divisi, di un locale, quindi l'attività ristorativa parlo, sono molto più alti i costi fissi di quelli variabili, per cui i costi di locale sono divisi fra fissi e variabili, ma la percentuale più grossa, da un 60 al 70%, è dovuta ai costi fissi. Personale, affitto, utenze, tutti gli altri vari costi che ci sono ovviamente legati poi all'attività, quindi finanziamenti, leasing e chi ne ha più ne metta. E poi ci sono i costi variabili che sono tendenzialmente le materie prime e in parte possono essere costi legati, variabili legati al marketing, legati a Ad alcuni legati a, ad alcune materie che materiali che vengono utilizzati poi per quanto riguarda lo sviluppo delle materie prime e dei prodotti. La liquidità di un locale, questa è una cosa che me la sono proprio immaginata 2 settimane fa, così, quando abbiamo cominciato a avere veramente problemi anche noi, perché vivendo con ristoratori, ristoranti non entrano i soldi e ovviamente i ristoranti se ne guardano bene di pagare Risto Business per le varie consulenze, bloccano chiaramente, come poi vi spiegherò adesso, è assolutamente normale. E quindi immaginate voi di avere una vasca con, in questo caso, il tappo aperto. E in questa vasca aprite il rubinetto a acqua calda e acqua fredda a una forte pressione e velocità. Vi renderete conto ovviamente che il buco, lo scarico, non è sufficiente per far andare via questa portata d'acqua e quindi mano a mano un po' l'acqua cresce. Laddove chiaramente diminuite l'afflusso dell'acqua, la pressione, oppure proprio chiudete i rubinetti, l'acqua incomincia a uscire velocemente. Quindi prima si mette il tappo, più facilmente rimane ovviamente acqua e liquido nella vasca. Quindi io mi immagino questi due tappi esattamente così. Un tappo è la riduzione dei costi fissi e
e un tappo è l'ottimizzazione dei costi variabili. Ora entriamo proprio nel merito. Allora, il primo consiglio che vi do è che tutto è negoziabile. Tutto, è negoziabile tutto, è negoziabile qualsiasi cosa, sono negoziabili i sentimenti, ahimè, è negoziabile la multa sotto casa che vi fanno il posteggiatore, l'ho negoziata proprio 2 minuti fa perché mi è venuta a fare la multa, è negoziabile se vi ferma la polizia, che non avete la cintura, fate un piantino, tutto è negoziabile. Quindi, siccome tutto è negoziabile, il primo consiglio è proprio questo, che di cominciare a negoziare. Da dove si parte? Si parte analizzando ogni singola voce di costo, ogni singola voce di costo che la vostra azienda sostiene, ogni singola voce di costo che nel vostro bilancio e conto economico vedete. Partite da quelle più importanti, impegnative da un punto di vista numerico, quindi di valore, e poi scendete. Pensate a un piano di negoziazione. Quindi ogni singola voce di costo probabilmente sarà abbinata a un produttore, a un fornitore. Quindi pensate a come buttare giù il piano di negoziazione. Partite dal più grosso, dal medio, fino al più piccolo. Ce ne sono molti piccoli che fatti sommati tutti danno un importante valore. Oppure partiamo da quello più, dai costi più importanti che sono magari più facilmente negoziabili. Insomma, datemi un piano di negoziazione e datevi sempre un obiettivo A e un obiettivo B, prima di iniziare la negoziazione. Quindi partite sempre dall'obiettivo migliore che vi prefissate, che non so, voglio spuntare una rateizzazione di 12 mesi. Poi dite, qual è però l'altro obiettivo che mi può comunque far contento? 8 mesi? Bene, cercate comunque di dargli questi obiettivi, di cercare di chiudere la negoziazione in mezzo a questi obiettivi. Questo è il primo risultato, anche perché negoziare o raggiungere minimamente uno degli obiettivi è anche poco, diciamo, poco entusiasmante, quindi si rischia anche di rovinarci il morale. L'altro consiglio è negoziare l'affitto. Questo è quello che io ho fatto, non lo nascondo, l'ho fatto subito, qualche giorno fa, con il proprietario dell'ufficio dove siamo noi con la nostra società, e l'ho fatto tranquillamente, lo dico senza problemi, l'ho fatto anche con il proprietario di casa mia. Perché ho un affitto importante a casa mia e preferisco che questi soldi in questo momento rimangano in azienda, rimangano sul conto corrente dell'azienda e quindi non mi do uno stipendio e non dandomi uno stipendio non posso pagare l'affitto di casa. Quindi non solo sono andato dal proprietario di casa a cercare di bloccare e congelare, cosa che abbiamo fatto i prossimi 3 mesi, ma al proprietario ovviamente dell'affitto mi sono dato la possibilità di bloccarlo almeno per 6 mesi e al momento sembra favorevole, chiaramente io spiega, cioè, bisogna anche spiegarglielo perché un imprenditore, un commerciante capisce benissimo il problema. Quindi un esempio di negoziazione qual è? Proporre la sospensione di 6 mesi in questo caso e dal settimo mese riprendere il pagamento con l'inserimento della quota parte sospesa, cosa che per esempio io ho fatto. E quindi ipotizziamo, mi spiego meglio, che un affitto di 1.000 euro al mese, 6 mesi di blocco sono 12.000 euro, e quindi prendiamo poi questo blocco di 12.000 euro, lo dividiamo poi per 10 mesi e la quota parte sospesa è di 1.200 euro. Quindi mi andrò a pagare al settimo mese i miei 2.000 più i 1.200 che sono la quota parte sospesa di questi 6 mesi di blocco, promettendoli, garantendoli chiaramente di farlo in 10 mesi. I consigli pratici quali sono? Che di mettere sempre l'accordo negoziato per iscritto con una scrittura privata e girare la scrittura firmata da entrambe le parti, chiaramente via PEC. La via PEC è un'ufficializzazione, come raccomandato, ovviamente conoscete benissimo tutti, per ricevuta di ritorno e quindi ufficializzate il tutto. Ripeto, questo è quello che io ho fatto all'interno della mia realtà di Visto Business, ho negoziato l'affitto dell'ufficio, come l'ho fatto privatamente. Quindi sono riuscito tranquillamente a arrivare all'obiettivo che mi ero prefissato. L'altro aspetto qual è? Il terzo è analizzare i vari finanziamenti. Anche questa è una cosa che ho fatto sia personalmente che a livello aziendale. Quindi, uno, valutare le eventuali rate di finanziamenti e la loro durata residua, per cui magari avete tre, quattro tipi di finanziamenti. Uno che ha una rata magari importante ma scade lo chiudete fra 5 mesi, un altro magari ci avete ancora 24 mesi di fronte, un altro ancora 18 mesi, un altro 12 mesi.
Insomma, una somma chiaramente di tutte queste rate che cosa fa? Fa sì che voi avete difficoltà finanziarie perché poi non avendo entrate tutte le uscite mese per mese non si bloccano. Perché al momento, tranne nelle province, nelle 14 province più tutta la Lombardia, non c'è un decreto legge ancora, non c'è niente ancora che regolamenta questo. Quindi sì, per legge tramite la LABI c'è la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui. Se avete tanti piccoli finanziamenti, sicuramente la cosa può diventare un po' più difficile. Fermo restando che magari più avanti, o oggi stesso, o domani massimo, ci sarà un decreto, comunque un protocollo d'emergenza a livello economico che magari ci darà anche una direttiva. Ma questo al di là di questo periodo, al di là dell'aiuto dello Stato, del governo, che è sacrosanto, non faccio polemica, ma non capisco ancora cosa stanno aspettando, però. L'aiuto finirà, il mercato ripartirà, ma i mesi persi ce li trasciniamo, per cui conviene cominciare a vedere già a medio e lungo termine quello che potrà succedere. L'altro è verificare la possibilità di consolidare il debito, che cosa vuol dire? Di prendere tante piccole, di sommare i vari finanziamenti che avete in ballo, vedete il totalone, andate in banca e dite ho bisogno di consolidare il debito. Quindi se avevo un finanziamento da 12, da 18, ultima rata da 6 e così via, prendo tutto il pacchettone, risparmio in 48 mesi e abbasso drasticamente ovviamente la rata. Magari facendo un preammortamento oppure decidendo di negoziandolo a partire con la prima rata fra 3 mesi, 4 mesi. Questo chiaramente è un aspetto importante. Il consiglio pratico è preparare sempre una presentazione per iscritto dove si spiega nel dettaglio il motivo della richiesta, dettagliando i vari importi. Quindi vi faccio un esempio, per esempio, spiegandomi meglio, ipotizziamo che il totale per considerare i vari finanziamenti sia pari a 20.000 euro. Nella richiesta dettagliata che farete alla vostra banca o a un istituto di credito che avete evidenziato che vi può aiutare, evidenziate che cosa vi servono. 10.000 euro vi serviranno per estinguere il finanziamento X. 5.000 euro per il finanziamento Y, 5.000 euro per il finanziamento Z e poi ve l'ho messo in rosso, perché no, provare a buttarci dentro altri 5.000 euro, 10.000 euro per avere liquidità di cassa, perché in questo momento ovviamente è fondamentale. Una liquidità di cassa che mi spalmo poi nei prossimi 36-48 mesi. A livello finanziario non sarà la massima strategia possibile dal punto di vista proprio anche contabile, uno dice vabbè, costa meno l'ho scoperto di conto rispetto a questo, oppure magari mi pago dei soldi che non sto utilizzando. In questo momento tutto questo è acqua nel deserto, per cui va tutto bene. Poi quando riprenderà il lavoro veramente si potrà valutare e stabilire se anticipare l'estinzione oppure no. Ma in questo momento è l'unica soluzione che personalmente ho preso in considerazione per le mie aziende e non vedo perché non possa essere chiaramente fatto per voi, per il vostro locale. Qual è l'altro aspetto però? Bisogna premettere che abbiate un buon rating bancario e quindi abbiate una società che ha un buon rating bancario, avere una situazione debitoria sotto controllo, per cui è chiaro che se alla banca non gli pagate il mutuo da 6 mesi, siete scoperti fuori fido da 4 mesi, insomma, è difficile che vi possano continuare a dar fiducia anche in questo caso. Lo so perché allora, le banche in questo momento hanno anche tra l'altro una paura bestia, perché in un momento del genere hanno paura di non recuperare neanche questi soldi. Chiaro che però valutano anche l'andamento storico di un'azienda per capire effettivamente se questa azienda insomma, riesce poi a ripagarsi gli impegni che si prende. Se già faceva fatica prima, dice, mo adesso cosa succederà? Però faranno sicuramente di tutto. Fermo restando, moratoria o non moratoria per poterci dare una mano, perché veramente il rischio di default, anche da parte loro, esposti come sono in questo momento, è alto. Per cui tutto quello che potranno fare per aiutarci, sicuramente, l'ho visto questi giorni parlando con 2 o 3 banche, è sicuramente tangibile. L'altro è che ci sia ovviamente un progetto ben spiegato e sensato, non è che si va in banca e dice, oh, c'è la crisi, qua è tutto chiuso, ho bisogno di 30.000 euro. Ecco, esattamente l'esempio che ho fatto prima. Va contingentato, spiegato e è anche un modo per far vedere che si ha le idee chiare di che cosa servono i soldi e per cosa serviranno e cosa ci faremo, ovviamente. L'altro aspetto è sfruttare al massimo i fornitori.
Io nei confronti vostri sono un fornitore e lo state facendo benissimo perché non mi state pagando più neanche una fattura e quindi lo state facendo bene. Cosa vuol dire sfruttare al massimo i fornitori? Vuol dire innanzitutto ridiscutere tutte le condizioni. Perché, ripeto, al di là di questo problema, di questo momento bastardo che poi passerà, dobbiamo però prevedere che quando ripartiremo, probabilmente non partiremo, come tanti dicono, invece appena si apre la quarantena, tutti riescono e riempiono i locali. Secondo me magari mi sbaglierò e me lo auguro, però questa realtà ci cambierà notevolmente le nostre abitudini. E quindi può essere che non riprenderà esattamente con la velocità in cui noi ci immaginiamo. Quindi ridiscutere le condizioni vuol dire che sicuramente voi avete adesso molti fornitori da dover pagare e quindi lo sanno benissimo anche loro la situazione qual è. Certo, è molto più facile pagare non pagare un'azienda di servizi come sono io che non pagare un fornitore dove magari ha acquistato e vi ha venduto delle materie prime che lui stesso poi deve pagare. È un domino a catena, cade uno, cadono tutti purtroppo. Bisogna rivedere un piano di rientro, per cui rinegoziare ovviamente tutto quello che abbiamo visto prima, stabilirlo per iscritto, rivederlo proprio dal punto di vista finanziario e di conto economico vostro. Quindi qual è la prima cosa che c'è da fare, come abbiamo detto all'inizio? Tappare subito il buco della vasca, visto che non c'è più acqua che lo tiene pieno, e cominciare a fermare le uscite. Chiaro che si rischia magari poi di andare anche in default, perché poi chi deve avere soldi, se non sapete negoziarlo bene, non sapete prendere la soluzione in mano, rischiate poi anche di perdere tutto quello che avete. Quindi bisogna ridiscutere tutte le condizioni, rivedere un piano di rientro, fare piccoli capitolati con nuovi accordi commerciali. Questo è utile sempre, cioè da sempre, al di là di questa situazione assurda che viviamo. A maggior ragione adesso, quindi rivedere proprio le nuove condizioni, ristabilire condizioni di pagamento, ristabilire, rivedere fornitore per fornitore tutto quello che è l'arretrato, come lo si pagherà, stabilire proprio nel dettaglio i piani di rientro. Probabilmente alcuni di loro dovrete decidere di non poterli pagare tutti, dici guarda, dai, ti riconosco almeno il 70%, che è quello che ti va a coprire i costi vivi delle materie prime. L'altro 30, continuiamo a lavorare, diamoci una mano, troviamo una soluzione. E è una cosa che funziona, è una cosa che va bene, è una cosa che si fa, è una cosa che verrà accettata tranquillamente. Perché, ripeto, c'è bisogno piano piano a cascata che la liquidità ritorni. Al momento poi che ripartiranno le entrate, perché ripartiranno, chiaramente bisognerà però sempre tenere sotto controllo le uscite, perché in un momento di stop così, che può durare anche 2 mesi, 1 mese e mezzo, quello che è, per far ripartire tutto, il motore, un motore fermo, no? Immaginate un motore che è fermo, ci buttate la benzina, magari se c'è ancora il carburatore, come mi immagino il motore delle barche, no? E si inchioda perché non è abituata, ha bisogno di carburare. Esattamente l'azienda, il conto economico è la solita realtà, è il solito esempio. Quindi prima di ripartire bisogna chiaramente rifar partire piano piano le uscite, capire bene quali sono le entrate, ma questo lo vediamo nell'altro consiglio. E sfruttare, come ci siamo già detti, le eventuali opportunità che sono legate ovviamente dalle opportunità di mercato. Ogni singolo fornitore avrà delle criticità, ma avrà anche delle opportunità da potervi dare. Non so, mi viene in mente, appena ripartiremo, sicuramente ci saranno dei fornitori che sono con l'acqua alla gola, ovviamente, e magari hanno anche un magazzino importante, strapieno di materie prime, magari non freschissime perché queste ormai saranno andate, ma sicuramente avranno bisogno di smaltire il magazzino. E lì nascono nuove opportunità d'acquisto, di negoziazione, di piccoli accordi, capitolati. Quindi, separate sempre il problema dall'opportunità, come aveva detto all'inizio. Il quinto consiglio è utilizzare questi giorni per rimettere mano ai costi ricetta. Ora, mi auguro che tutti voi è un qualcosa che già avete sotto controllo, quindi che già conoscete perfettamente quanto è il costo delle materie prime, dei piatti, dei prodotti che voi vendete. Ma purtroppo non è proprio così. Perché purtroppo non è proprio così per tutti. E
E quindi ci sta che non tutti avranno questa possibilità, e quindi avete il tempo adesso per rimettere mano a tutto questo, per rivedere assolutamente al centesimo i vostri costi di ricetta, rivedere, questo è legato a quello che vedremo nell'altro consiglio, i vari processi di produzione. Quindi creare, poi ricreare, poi magari vi rendete conto, se non l'avete mai fatto, quanti soldi perdete, oppure ricreare tranquillamente la scala delle marginalità con i nuovi costi di ricetta che avete. E quindi appena riaprirete saremo pronti immediatamente a cominciare a vendere, a spingere i prodotti, i drink, i gelati, i piatti, le bottiglie di vino con cui abbiamo più marginalità, che immediatamente ci daranno la possibilità di aumentare liquidità sul nostro conto quando ripartiremo, perché ripartiremo. Quindi dobbiamo essere pronti. Quando noi ripartiremo, dobbiamo avere la macchina oliata, dobbiamo essere col motore al minimo, che come schiaccio parto e vado, cazzo, a 100 all'ora in 3 secondi. Sfruttate questi giorni maledetti di merda per poter avere tutto il tempo per rimettere mano a tutto. Partite da questo, che è la parte più importante, perché rimettere in mano i costi di ricetta vi permette di rivedere veramente le vostre marginalità, e vi permette, quando aprirete, di fare la cosa che sapete far meglio: vendere quello che vi fa guadagnare di più, e che vi permette di chiaramente mettervi più liquidità in tasca nell'immediato, appena cominceranno a entrare i primi soldi. Quindi dovete avere la possibilità di far uscire meno soldi di quelli che entrano ovviamente quando si riparte, ma mettendo mano a questo. Questo è il consiglio che non mi ricordo più che numero è, lo vediamo subito. E pianificare, ovviamente, come abbiamo detto, nuove strategie di vendita. Quindi dovete essere pronti, quando ripartiremo, a capire cosa, come e dove venderlo. E ripeto, con l'obiettivo di avere più margine, più soldi nel conto corrente, da poterli poi spendere con tutti gli impegni che abbiamo visto ci siamo presi prima. Quindi rinegoziare i finanziamenti, consolidare il debito, rinegoziare i fornitori e quant'altro. Non c'è in questi consigli, non c'è minimamente la voce del personale, proprio perché purtroppo, e ahimè, mi avrei potuto parlare di ammortizzatori sociali, avrei potuto parlare di contratti di solidarietà. Purtroppo, però, sotto tot dipendenti, una buona parte della ristorazione in Italia non rientra in queste categorie, si può far poco. Quindi in questo caso però siamo tutti fiduciosi, aspettiamo le nuove direttive governative che allargheranno la cassa integrazione, mi auguro, a tutti. Sei, prendere in mano i propri numeri. Questo è subito successivo al quinto consiglio di mettere in mano alle schede di ricette. Perché? Uno, perché bisogna superare la numerofobia, che è la paura del ristoratore medio italiano. Quindi quando si parla di numeri, minchia, ma che numeri, devo, non so, neanche la Bocconi, non so, io non faccio economia e commercio, capito? Ma non è un problema di... nessuno mi chiede di la radice quadrata del numero primo, vattela a pesca. Semplicemente avere sotto controllo i vostri numeri. Averli sotto controllo perché? Perché bisogna innanzitutto recuperarli i vostri numeri. Avete tutto il tempo per chiamare il commercialista, perché tanto so che tutti qua, se avete tutto in mano al commercialista, per riprendere i vostri numeri in mano, per ricrearvi dei nuovi fogli in Excel dove poter tenere sotto controllo quando si riparte. Perché? Perché poi questo è collegato al settimo consiglio: metterli in ordine. Una volta che recupero i numeri che mi servono, devo metterli ovviamente in ordine, e devo creare un cruscotto di controllo giornaliero, che come ripartiamo è fondamentale per tenere sotto controllo la vostra liquidità. Quindi, giusto per capirci, i numeri che vi servono sono questi: sono i coperti, i piatti che vendete, che avete venduto. Quindi vi consiglio lo storico. Adesso siamo tutti chiusi. Lo storico è importante avere un'idea dello storico, proprio perché una volta che ho in mano lo storico, posso sapere, quando conosco la storia, posso capire poi quale sarà il futuro. Piatti venduti, drink venduti, il ricavo medio per coperto, il costo del personale in percentuale giornaliero e lì sull'incidenza ovviamente del fatturato, le ore del personale che mi servono per stabilire la produttività oraria, gli acquisti, devo sapere perfettamente, mettere in piedi quanto ho acquistato fino ad ora in percentuale sull'incasso,
e giorno per giorno dovrò mettere in piedi un cruscotto di controllo che mi dirà quanto sto acquistando in percentuale sull'incasso progressivo che sto facendo. La parte degli acquisti è un'altra parte importante che mi fa gestire la liquidità in questo momento, quando ripartiremo ovviamente. Il food and beverage cost preventivo, cioè quello che in funzione dei piatti che ho venduto e della scheda ricetta e del costo del beverage, mi dirà quello che avrei dovuto spendere. Poi il food cost consuntivo, il beverage cost consuntivo, che non è altro che quello che realmente ho consumato e venduto in funzione dell'inventario che farò. E poi il costo pasto primo, che non è altro che il costo delle materie prime consumate più il costo del personale diviso i coperti che avete venduto e servito. Questi sono numeri che vi servono, quindi avete il tempo adesso, se non ce l'avete ancora in mano, di farlo. Se volete, chi ha partecipato a Risto Business a maggio dell'anno scorso ce l'ha, l'ho avuto, ma non è il momento qua di stare a fare discussioni su chi ha partecipato. Ma è un file in Excel con relativo video che, se volete, nei commenti potete scrivere, anzi no, nei commenti no perché è pubblico, potete in privato o via email, che avete tutte le nostre mail, mandarci la vostra email e vi mandiamo il file di cruscotto di controllo con il video che spiega come utilizzarlo e compilarlo. Perché non è, questo è il momento di rimboccarci le maniche tutte e ognuno che faccia il proprio. Quello che posso fare io per tutti voi è mettere a disposizione le competenze mie, la mia esperienza di 40 anni, di 30 anni di ristorazione. Sette, sviluppare un budget. Ecco perché servono i numeri che vi ho detto prima. Alzo, quando io riparto, devo svilupparlo un budget. Che cos'è un budget? Un budget è questo esempio. Un budget è la strada. La strada. Se io non avessi avuto un budget per la mia società di consulenza, in questo momento sarei in un bagno di merda, cioè ancora più di quanto già ci siamo. Che cos'è un budget? Un budget è esattamente una mappa. Io stabilisco dove voglio arrivare, che in questo caso vedete il pallino rosso, e stabilisco una strada. Poi capita, no, quando si viaggia, che c'è traffico, c'è un incidente, e allora il navigatore vi dice: ricalcolo il percorso. Bene, e ricalcoli un altro percorso, magari un percorso più corto, un percorso più lungo, un percorso più tortuoso, ma sempre lì dove dovevo andare all'inizio andrò. Quindi serve a questo un budget. Un budget è esattamente la mappa che vi date. Quindi, stabilito dove volevo arrivare quest'anno, probabilmente non riuscirò ad arrivarci nel solito tempo, ci metterò più tempo, non potrò più fare quella strada che all'inizio ci siamo prefissati, perché è arrivato il coronavirus, che è stata una frana in mezzo a una strada. La strada l'ha bloccata. Bene, ma io devo arrivare sempre dove ho prefissato di arrivare, per cui cosa facciamo? O c'è un'altra strada o dobbiamo aprirci un'altra strada. C'è poco da fare, bisogna aprircela, bisogna scavare, bisogna togliere le piante, creare una strada magari sterrata, magari poco battuta, magari anche difficilmente percorribile, ma bisogna provarla, bisogna trovarla e poi bisogna ritornare nella strada principale che ci eravamo dati. Questo è creare un budget. Quindi creare un budget, innanzitutto in un momento di crisi così pesante, bisogna partire dal budget dei ricavi, che deve essere sempre molto prudente. Quindi molto conservativo, proprio perché poi da ricavi si stabiliscono tutti gli altri budget di costi, per cui più prudente il budget dei ricavi, meglio potete poi capire anche lì come gestire successivamente la vostra liquidità. È fondamentale per avere una proiezione dei periodi più critici. Quindi stabilirete quando si riaprirà, mi auguro vivamente, nei periodi stabiliti da aprile in poi, che tutti riprenderemo a fare la vita normale. Riapriremo le nostre attività. Bene, quali saranno i mesi più critici che dovrò affrontare? Ora, probabilmente sospenderanno le tasse, sospenderanno i contributi, anche se è un problema che io non mi sono mai posto, perché io non gliel'avrei pagati comunque tasse e contributi, quindi non mi farei problemi. Però, quali saranno i momenti più difficili che dovrò affrontare da budget che farò? A settembre, a ottobre, quando magari sono in stagione e richiudo, e che dovrò magari cominciare a finire di pagare i fornitori? Bene. Dovete avere una proiezione dei periodi più critici, proprio perché poi in anticipo potete lavorare con le banche, potete lavorare con i fornitori, tutto quello che abbiamo visto prima. Chiaramente poi va messo tutto giù mettendo in piedi i numeri. È strategico ovviamente per prevenire e gestire difficoltà finanziarie. Quando io comincerò a prevedere con le entrate prudenti, quando ripartiremo,
che avrò dei problemi seri finanziari magari a novembre, dicembre, ho il tempo per prevenire e soprattutto per gestirli, lavorando, come abbiamo detto, con le banche, dandoci supporto con i fornitori e così via. Adesso finiamo con i più tre consigli extra che le ho aggiunti perché mano a mano, insomma, elaboravo altre cose, mi sembrava opportuno condividere anche questi con voi. L'ottavo consiglio è creare nuove procedure operative. Questo lo voglio spiegare bene. Dovete analizzare giorno per giorno la produttività del personale. Questa cosa qua già la stiamo facendo con alcuni vostri colleghi in consulenze private e prima chiaramente di questo blocco generale. E questo gli è servito per capire effettivamente dove si perdevano soldi e come riorganizzare la gestione di tutto. Analizzare profondamente ogni singola procedura e metodologia. Quindi vuol dire che una volta che io stabilisco giorno per giorno gli orari del mio personale, chi lavora, chi lavorerà, come verrà organizzato, poi devo ricominciare da capo e dire bene, perfetto, ma è necessario che questo mi entra dalle 8 alle 9? Se mi entrassero tutti alle 9, come posso rivedere il metodo di lavoro e la procedura? Avete tutto il tempo adesso, cioè mesi fa o settimane fa mi avreste detto, vabbè, ma io lavoro, cazzo, sono sempre in ristorante, ma chi c'è il tempo di fare queste cose? Adesso non ci sono scuse. Dopo le bestemmie che abbiamo tirato, adesso è il momento di rimboccarci le maniche e pensarlo. Avete tutto il tempo per rivedere ogni tipo di procedura e metodologia interna, che vi permetterà di ottimizzare al massimo la produttività, vi permetterà di ottimizzare al massimo i costi di produzione, i costi personali. Iniziare da capo, come avevo detto prima, pensando con una persona in meno. Bene, ho fatto tutto questo, giorno per giorno avevo bisogno di questo. Queste sono le procedure e quello che li metto in lavoro che stanno attuando. Bene, ripenso tutto questo, ma togliendo una persona. Come faremo? Come potremo fare? Questo è il modo migliore per rimettere mano alle produttività. Sto leggendo, il mio proprietario non vuole per niente negoziare. Nando, non glielo pagare l'affitto allora. Vedrai che poi negozierà. Ho capito, cioè, ragazzi, io vi sto dando una serie di consigli. So benissimo che non sarà facile spuntarli tutti, ovviamente, però vedrete che cioè, se ne dovrà fare una ragione anche lui. Non vorrà negoziare, dice, guarda, sicuramente avrà una caparra. Dice, senti, io non ti pago adesso per 3 mesi. Hai una caparra su cui ti potrai nel caso avvalere, dammi respiro perché se no la vedo dura. Non so, vedo. Ah, ecco, qualcuno mi scrive alla caparra, esatto, sì. Esatto. Sto cercando di leggere anche i commenti vostri perché, ripeto, è la prima volta che uso Zoom e quindi devo prenderci un po' l'abitudine. E allora, quindi le procedure, come abbiamo detto, sono l'ottavo consiglio, che sono la parte fondamentale. Allora, poi cos'è l'altro aspetto? L'altro aspetto è proiettare gli attuali processi lavorativi su non vedo, scusate, su uno sviluppo orario giornaliero e confrontarli con nuovi processi per verificare l'ottimizzazione dei tempi e costi, quello che abbiamo detto prima, quindi rimettere in discussione il tipo di passaggio, provare a farlo con una persona in meno e vedrete che probabilmente troverete delle belle sorprese, di necessità e virtù. Il nono è creare procedure operative sugli orari. Ora, qual è l'aspetto? Bisogna aiutarsi con i dati storici, quindi calcolare coperti, gli scontrini medi per giorno e mese. E adesso vi faccio vedere proprio un esempio pratico. Questo per esempio è un cliente, una realtà, un ristoratore come voi, una realtà vera, dove aveva un costo del personale molto alto, tuttora insomma, ora questa è l'occasione per rimettere mano a tutto. Aveva sempre un sacco di gente tutti i giorni. Facendo così è molto chiaro, perché si va a vedere effettivamente qual è la media di gennaio di tutti i martedì ricoperti, qual è la media di febbraio e così via. E si comincia a capire dove sono realmente i picchi di lavoro. Questo lo potete fare sullo storico vostro. Sono numeri che non potete non avere,
avete tutto il tempo adesso per metterci mano. E buttate giù una griglia del genere e cominciate a capire quando si ripartirà, sempre stando molto, ma molto, ma molto contenuti con il tipo di previsione di lavoro, e quindi sicuramente si riesce a rivederla questa parte qua di distribuzione degli orari e quindi della produttività. Emiliano, conosci un'azienda che fornisce elettricità e che abbia costi contenuti? Francesco, magari posso darti qualche indicazione, ma in questo momento non mi viene in mente niente, però sicuramente questo è una domanda che ci teniamo. Anzi, invito i miei ragazzi dall'altra parte dell'ufficio a segnarsi questa domanda, perché poi ce la metteremo da parte per quello che poi vi dirò all'ultimo, perché alla fine vi dirò di un paio di novità che ho pensato per tutti e che potrebbero aiutarci. Quindi, stabilire degli indicatori precisi come indicatori di produttività, quindi io devo sapere perfettamente da ora in poi, stabiliti i miei coperti medi, stabilito quello che farò, per stabilire poi come buttare giù chiaramente gli orari, quali sono gli indicatori precisi. Quindi un indicatore preciso potrebbe essere una produttività oraria, come anche una produttività coperto costo personale, e stabilire delle procedure mirate proprio in funzione di questi indicatori. Quindi stabilito i miei dati storici, stabilito qual è l'indicatore preciso come indicatore di produttività, a quel punto lì faccio molto presto, incomincio a mirare delle procedure per far sì che quel determinato tipo di giorno non avrò più quattro persone, ma ne avrò due. Quindi, procedure mirate, cosa vuol dire? Utilizzare la massima tecnologia che ci viene messa a disposizione adesso sul mercato in cucina, dal punto di vista invece della gestione dei numeri e così via. Quindi questi sono fondamentali come passaggi. Il decimo è studiare e rimettersi in discussione. Studiare, studiare, studiare. Sì, Fabrizio, puoi lasciare l'email per il cruscotto. Se la vuoi lasciare qua nei commenti, se no ci scrivete tutti in privato e vi manderemo tranquillamente l'email con l'audio che vi spiega come questo file va compilato. Allora, bisogna studiare e rimettersi in discussione, proprio perché questo momento ci obbliga a farlo. E proprio per questo, perché abbiamo pensato cosa potevamo fare, perché, ripeto, la ristorazione a me ha dato molto in questi 30 anni, se sono dove sono, è proprio grazie alla ristorazione. E una serie di cose ho pensato di fare. La prima, per chi non ce l'ha ancora, avete la possibilità, andando su questo link, di potervi scaricare gratuitamente. Ci sarà a disposizione fino a quando questa situazione assurda non passerà. E avete la possibilità di scaricarvi, e questo è il primo mio prodotto storico proprio di 2 o 3 anni fa, che fu stato il primo prodotto che mettemmo in vendita. Che è il prodotto, è la mia storia, il mio modo di aver affrontato poi la gestione delle materie prime, del food cost negli anni, dagli Stati Uniti in poi. Sono la prima parte del corso Food Cost Semplice. Si chiamava all'inizio Food Cost Easy la prima parte, e Food Cost Pro la seconda. In questa prima parte ci sono tutte le basi che vi servono proprio in questo momento. Proprio nel secondo consiglio che vi ho dato di rimettere mano alle schede ricette, non mi ricordo se era il secondo, il quarto o il quinto, ma insomma nei 10 consigli c'era proprio questo. Questo vi permetterà, avrete degli strumenti, ci saranno dei file, ci sarà una scheda ricetta, ci saranno tutta una serie di strumenti che è un prodotto che avevamo messo in vendita, è tuttora in vendita, ma in questo momento proprio di pensare al fatturato non ce ne può fregare di meno. E quindi mi sembra giusto proprio condividerlo con voi, che è uno strumento utilissimo, che molti di voi, se non chi l'ha acquistato, mi dispiace, avremo modo di rifarci. Chi non l'ha mai acquistato ha la possibilità adesso di averlo gratuitamente. Potete cliccare qua dentro su questo link che vedete, potete scaricarvi, vi arriveranno il link con i due video corsi che vi potete sentire tutte le volte che volete, e abbinati sicuramente anche i file, gli strumenti pratici
che erano legati a questa prima parte del corso, che durerà, sono 2 ore e mezza, credo, all'incirca di corso. Quindi questo ci tengo molto, però, che lo scaricate. Se non l'avete mai acquistato, scaricatelo, è gratuito e vi servirà moltissimo. L'altro aspetto importante che ci tenevo, spero che siate d'accordo, perché ci terrei molto che questo lo possiamo mettere in piedi. Ora, lasciate stare la mia faccia brutta, però mi hanno voluto scegliere una faccia mia un po' più preoccupata e incazzosa. Ho pensato di mettere in piedi questo appuntamento, finché questa situazione durerà e finché saremo tutti chiusi, ristoratori in prima linea, proprio insieme per affrontare l'emergenza. Un appuntamento live sul gruppo, tutti i martedì e venerdì alle 15:30. Dove ci aggiorniamo, io vi porterò aggiornamenti continui, ma soprattutto dove mi farebbe piacere che ognuno di voi portasse il mio faccione che copre, c'è ragione. Qual è il link? Aspetta, torniamo indietro. Questo c'è il mio faccione che copre. È www.ristobusiness.it/food-cost-easy trattino gratis slash. Quindi ho tolto il mio faccione, spero. Comunque te lo dai, poi ve lo scriviamo qua nei commenti. Anzi, se chi è dall'altra parte della regia scrive nei commenti sul gruppo il link dove possono scaricare Food Cost Easy, così ce l'hanno tutti a portata di mano alla faccia del mio faccione. Quindi, tornando a noi, tutti i martedì e venerdì alle 15:30, spero che siate in tanti, perché mi piacerebbe proprio condividere. Io metterò a disposizione le mie idee, la mia esperienza, il mio metodo, tutto quello che in questo momento può far comodo, e mi piacerebbe che ognuno di voi portasse la sua esperienza. Proprio perché in questo momento, spalla a spalla, braccio a braccio, ci possiamo dare la mano tutti. Per esempio, c'è qualcuno che ha scritto: il mio proprietario non vuole negoziare. Magari ci vediamo martedì e ci condividiamo quello che avete fatto in questo momento per affrontare i problemi di liquidità. Avete sospeso quali tipi di pagamento, che tipi di idee, che tipo di iniziative. È un momento di condivisione totale dove tutti noi dobbiamo metterci del nostro. Ma in attesa di rivederci con molti di voi, spero. Il 5, 6, 7 di maggio, spero che rimarranno confermate, non ci siano novità, visto che dobbiamo già spostare, e dove lì spero che ripartiamo alla grande proprio. Nel frattempo, io direi che potremo vederci tutti martedì e venerdì in diretta. Io metterò a disposizione di tutti noi le mie idee che mi vengono strada facendo, visto che sto dormendo poco questi giorni. Che metto a disposizione, che mi sto mettendo in pratica su di me, sulla mia azienda, che metto a disposizione di tutti. Mi piacerebbe proprio che ognuno di noi e di voi condividesse l'un con l'altro le varie esperienze, le varie idee, le varie criticità che state riscontrando, le soluzioni che avete trovato, le problematiche. Magari tutti insieme riusciamo veramente a darci una mano. Questo è quello che in questo momento mi sento di fare e posso fare. Metto a disposizione tutto quello che so, tutto quello che ho imparato, e magari perché no, mettere anche voi a disposizione tutto quello che sapete, tutto quello che avete imparato sulla vostra pelle, e creare una prima linea dove ci aiuterà magari a superare un po' più facilmente sto periodo di merda che stiamo vivendo. C'è una domanda, vorrei fare una domanda. C'è una domanda su Zoom che non è molto pertinente con il tema. Secondo voi, qual è lo spazio necessario per definire un coperto comodo? Ah, guarda, dipende da. Questa la so. Allora, dipende dal tipo di modello di business che hai. Quindi, se sei. Si va a metro quadro, Francesco. Allora, dipende da che tipo di modello di business hai. Quindi, se sei un ristorante figo, gourmet, avrai bisogno per ogni sedia di calcolare intorno ai 3 metri quadri. Se sei un ristorante, quello che si chiama casual food, casual dining, quindi una cosa un po' easy, fast casual, allora si va da 1,5 a 1,8. Se sei una via di mezzo, si va da 1,8 a 2,5.
Quindi vuol dire che ogni posto a sedere, ogni coperto, devi calcolare o un e mezzo, un metro e mezzo, un metro quadro e mezzo, oppure se sei proprio figo, un gourmet, una cosa figa, 3 metri. Chiaramente in questo spazio c'è dentro il tavolo, lo spazio da una sedia all'altra e quant'altro. Avete domande? Volete condividere qualche preoccupazione? Forse è meglio di no, perché penso che ne avremo molte. Scherzo, insomma, se non ci sono domande, possiamo finire questa bella e lunga diretta che abbiamo fatto anche oggi. Quindi quello che mi premeva, insomma, trasmettere che no, io ci sono, noi ci siamo, per qualsiasi necessità, come già fate in questi giorni, mi scrivete, chiedete, mi chiamate. E io direi che potremmo, se tutti siete d'accordo, darci un appuntamento 2 volte a settimana e ci aggiorniamo su tutto quello che stiamo facendo, su tutto quello che sta succedendo e condividiamo esperienze, dubbi, perplessità, criticità. Mi potete fare tutte le domande che volete in questi 2 giorni, in questo periodo di diretta che faremo, e io cercherò di mettere a disposizione sia il mio tempo che quello che so e quello che ho fatto finora in 30, quasi 31 anni di ristorazione. Allora, in culo al coronavirus, in culo a sto periodo di merda, e mi verrebbe da dire anche in culo a chi dovrebbe darci le risposte, ma le aspettiamo fiduciosi. Nel frattempo non aspettiamo un cazzo di nessuno, rimbocchiamoci le maniche, perché se aspettiamo che qualcuno ci dia la mano, a buonanotte. Bene, Francesco, tu prepara l'interrogatorio, preparatevi per tutti i martedì e venerdì, fatemi tutte le domande che volete, le scrivete, prendete appunti e io sono a disposizione di tutti voi. Va che finirà in fretta e poi verrò a mangiare in cambio merce in tutti i vostri ristoranti. Ci metterò 6-7 anni, ma verrò. Giusto per info, F24 contributi rinviati nel turismo. Non si sa ancora, non si sa ancora. Aspettiamo che ci diano notizie. Aspettiamo che ci diano notizie. Ma non mi farei problemi, ragazzi, cioè non mi fate problemi, non si pagano, punto. Cioè, non è che dobbiamo aspettare che ce lo dicono, va bene, non le pagate. Dimenticatevi di pagare F24. La mia commercialista sa benissimo che non si deve neanche permettere di mandarmelo uno per sbaglio, da qui al 2021, quindi figuriamoci. Non vi preoccupate. Francesco, sei lontanino, ma non ti preoccupare, quando riattivano gli aerei, i treni, io vengo. Vengo, vengo. Allora, io vi saluto, è stata una bella diretta, tra l'altro la prima volta che usiamo webinar e diretta contemporaneamente mi è piaciuto, sicuramente lo possiamo rifare. E poi chissà, magari nelle prossime settimane metteremo anche a disposizione qualche altro webinar con un po' più di contenuti mirati, con degli argomenti. Anzi, tra l'altro, se in queste dirette successivamente avete voglia di approfondire degli argomenti, delle idee o degli argomenti proprio con strumenti pratici, e dubbi, non esitate a scrivercelo, noi parliamo poi in diretta queste 2 volte a settimana che ci vediamo e magari vediamo se organizzeremo più avanti anche mirato su questi argomenti, preparerò delle slide, delle webinar come oggi mirate e pratiche. Allora, io vi saluto, se non ci sono altre domande, ci vediamo martedì prossimo, ristoratori in prima linea insieme per affrontare l'emergenza. Tutti martedì e venerdì alle 15:30 in diretta sul gruppo. Se non vi siete, chi non si sarà iscritto, volete invitare qualche vostro collega, fatelo pure. Ci dà la possibilità di rivedere le slide le trovate tranquillamente sulla la diretta, la trovate sul gruppo, quindi avete modo di rivederla ogni volta che volete. E poi probabilmente la metteremo anche sul canale YouTube, adesso vedremo come organizzarci. Sto leggendo un ultimo commento, Eric. Ragazzi, scriveteci in privato per l'email e vi mandiamo tutto. Scriveteci in privato. L'email è supporto@ristobusiness.it. Scrivete a questa email, mandate le vostre email e con scritto nell'oggetto cruscotto e vi mandiamo a tutti video e il file di cruscotto di controllo di gestione. Niente, adesso è tutto. Vi saluto, tornate a lavorare, a lavorare. Al ristorante chiuso si lavora. Lavorare, programmare, pensare, pianificare e in culo al coronavirus. Ci vediamo martedì. Ciao a tutti.